Dunque Milani squalificato per una giornata. L'arbitro Baldi della sezione di Roma 1 non si ravvede. Ecco la motivazione per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva, commettendo un fallo sull'avversario, impedendo una evidente opportunità di segnare una rete. Pazzesco. Al momento silenzio da parte del club, fermato per un turno anche Riccardo Brosco. Una giornata e 500 euro di ammenda al collaboratore tecnico Diego Labricciosa per veementi proteste nei confronti del quarto ufficiale. Dunque contro il Cerignola, match in programma sabato all'Adriatico, alle 14.30 saranno assenti Milani e Brosco, tre pugliesi, secondo e ultimo turno di squalifica per l'esperto difensore Gonnelli. Caso Milani, trattasi di grave errore di valutazione del fischietto Ubaldi della sezione di Roma 1. In questo caso, per avere una possibilità di ripetizione della partita, l'arbitro avrebbe dovuto ammettere lo sbaglio all'interno del rapporto di gara, il cosiddetto referto, oppure in supplemento di rapporto. Poi però a decidere sulla ripetizione della gara sarebbe stato sempre il giudice sportivo. Ubaldi non si è ravveduto, di certo ne esce malissimo lui, ma anche l'intero apparato arbitrale, per un errore a dir poco clamoroso del direttore di gara, ovvero scambio di persona, Milani sarà costretto a saltare la prossima sfida, una figuraccia cosmica. Per la prova televisiva, chiaro l'articolo 61,2 del codice di giustizia sportiva, che recita testualmente: gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora però dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.